Continuiamo il nostro capitolo 8 da dove l'abbiamo lasciato. Vi ricordate il capitolo 8, la giustificazione, la vita di figli, la vita nello spirito e la certezza della vita futura. Diciamo che il capitolo 8 si può distinguere in queste tre parti. La prima parte l'avete visto dal versetto 5 al versetto 14, la seconda parte dal 14 al 18, la terza parte dal 18 al 30, ed è quello che faremo stasera dal versetto 18 al versetto 30. Lo leggeremo e lo commenteremo. Naturalmente chiunque di voi può chiedere chiarimenti e fare domande tranquillamente. Allora leggiamo questo capitolo. Francesca, leggi tu, quindi capitolo 8, naturalmente, dal 18 al 30, stasera faremo. Io ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. Continua, fino a prendersi. E nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se visto, non è più speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha sempre predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Bene, dall'inizio, dal versetto 18. Io ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Quindi vi ho detto che stasera parleremo della certezza della vita futura e della gloria futura nostra, dei cristiani. Perché senza questa dimensione, guardate che siamo, come dire, come mancanti di un pezzo fondamentale. Tutto il cristianesimo si basa sul futuro, su quello che avverrà. Ma anche noi nella vita facciamo così, no? Perché facciamo studiare i figli? Perché nel futuro i figli potranno sistemarsi meglio. Ogni cosa la facciamo in funzione del futuro. E allora, guarda, io metto un gruzzoletto da parte in banca perché non si sa mai nel futuro potremo avere di bisogno. Io guardo verso i contributi perché così nel futuro avrò la pensione. E ogni cosa facciamo in funzione anche guardando il futuro nostro, dei nostri figli, ed è giusto così. Se noi abbiamo questa saggezza nelle cose terrestri, come mai non abbiamo la saggezza per l'eternità? Quindi per questi pochi anni ci pensiamo, e facciamo bene a pensarci,
come mai non pensiamo invece ad una realtà che ci attende, che non passerà mai? Come mai? Ecco, la Bibbia ci apre questo scenario, la realtà tutta intera, non solamente il tempo fuggevole di questa vita, e dice, e siccome l'handicap più grande che noi abbiamo nella nostra vita sono le sofferenze, no, ognuno di noi, se potesse parlare, mostrerebbe le proprie ferite, le proprie sofferenze, dice, guarda, io ti racconto la mia vita e ti dico, guarda, quello che ho sofferto. E chi più, chi meno, ognuno potrebbe raccontare qualcosa, o chi più, chi meno, ha le proprie ferite. E siccome tutto si decide su questo nel mondo, guardate, lo scandalo della sofferenza per i pagani, invece la croce gloriosa per i credenti, per coloro che credono in Cristo. Ecco, e qui anticipa, guardate che le sofferenze del momento presente, se tu guardi la realtà tutta intera, le sofferenze di adesso non sono paragonabili a quello che tu riceverai nel futuro. Non sono paragonabili alla gloria futura che tu vivrai. Noi siamo viaggiatori del tempo e dello spazio. E la realtà che noi viviamo è una realtà strana, fuggevole. Per noi è l'unica realtà che conosciamo e ci sembra che sia l'unica. Ma guardate che esiste la dimensione dello spirito, la dimensione di Dio, la città celeste, la nuova Gerusalemme, che è la nostra città, la nostra casa, dove questo tempo che fugge non ci sarà più, questa realtà che ci scappa di mano non ci sarà più. È una realtà simile a quella di Dio, a quella di Cristo, è una realtà eterna. Noi viviamo come Dio e come figli e come suoi eredi in una dimensione totale, stabile, perenne. Siccome questo non l'abbiamo mai provato, non riusciamo a renderci conto di questo. Dio ci fa vedere le sofferenze del momento presente, che sono, diciamo, quello che più l'uomo non sopporta, e a queste sofferenze gli dà un significato molto, ma molto profondo e molto vero. Guardate che tu qua non sei semplicemente per passartela bene, per non avere nessun tipo di problemi, ma sei qua in un tempo ben determinato, fuggevole e instabile, semplicemente per formarti lo spirito ed entrare nella realtà che è quella di Dio, una realtà eterna, felice, senza lacrime. E ci sono dei diversi passi che adesso li faremo. E ad esempio possiamo prendere, e a proposito delle sofferenze che il cristiano soffre, noi prenderemo qualche riferimento biblico. Se prendiamo il libro della Sapienza, capitolo 3, versetto 5, vedremo come la Bibbia già nell'Antico Testamento vede la dimensione della sofferenza. L'hai preso, Claudio? Lo leggi? Anche se gli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha provati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli. E il Signore regnerà per sempre su di loro. Quanti confidano in Lui comprenderanno la verità. Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservati ai Suoi eletti. Va bene. Avete visto che bello? E questo, guardate, che è il nostro destino. E in un linguaggio figurato, come scintille nella stoffia correranno qua e là. Anche Gesù parlava sempre vedendo la realtà tutta intera, a 360 gradi, non solo la realtà temporale, spaziale, così che evanescente, la vedeva tutta intera. E l'abbiamo letto altre volte, il Matteo capitolo 5, quando Gesù nella montagna fa il suo discorso, dice, beati
beati gli afflitti perché saranno consolati, beati coloro che sono perseguitati perché otterranno misericordia, beati perché saranno, sempre usa il futuro. La tentazione che abbiamo noi è che quando soffriamo guardiamo solo la sofferenza e basta, come se non ci fosse uno sviluppo, come se non avessimo futuro, e molte persone si ammazzano per questo, non hanno la consolazione delle scritture, gli succede una cosa e pensano che lì niente, che c'è da fare, ma ammazza, ma aspetta, fermati, peccato non conoscere la parola di Dio che ti dice la verità. Guarda il futuro, qualunque cosa possa accadere, guarda che ti attende un futuro luminoso se sei cristiano. Come scintille nella stoffia correranno qua e là, governeranno, anche questo è un linguaggio figurato, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli, nel senso che noi godremo della stessa pienezza di Dio che governa l'universo. Noi, anche noi ci sentiamo di governare l'universo, perché vi assicuro, Dio, pur essendo onnipotente, infinito, non è geloso di noi, assolutamente, così che noi usufruiamo degli stessi diritti del Padre. Lo vedremo adesso, leggeremo altri passi, ma te li immagini che tu, essendo eredi di Dio, erediti i suoi beni. Tu, praticamente, nei possedimenti di tuo padre sei il padrone. Domani tu ti sentirai il padrone dell'universo. Ma chiaramente non con quello spirito stupido, umano, che abbiamo visto la volta scorsa, no? La tentazione che significa essere tentati di non essere figli, il potere. Quindi non come potere, ma come pienezza. Partecipare a questa pienezza di Dio, che è padrone dell'universo. Anche noi siamo padroni dell'universo. Ci appartiene, tutto è nostro, ma noi siamo di Dio però, e Dio è nostro, mi capite? C'è un'unità meravigliosa. Ritorniamo a Romani, e guardate un po', dice: la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per il volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre lei pure la speranza di essere liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Parla qui di creazione. Un attimo fa vi parlavo di creazione. Quello che oggi si applica è quello di fare una scissione fra noi e la creazione. Ma lo vediamo, l'abbiamo anche detto altre volte, se nel mondo c'è l'inquinamento è perché noi percepiamo la creazione staccata da noi, come percepiamo Dio staccato da noi, non abbiamo questa visione di uno, un'unità. La creazione ma appartiene a Dio, ma la creazione è il nostro corpo. Se noi potessimo allargare la nostra mente, il nostro spirito e vedere come vede Cristo, vedere come in una visione totale, allargata, perché se sei figlio, la creazione è qualcosa di tuo, e siccome creazione, tu sei creazione, è corpo tuo la creazione, e tu sei la mente di questa creazione, e tu sei la bocca di questa creazione. Una pietra non ha bocca, tu sì, non ha cervello, tu sei un animale, non ha personalità, tu sei la bocca degli animali, dei vegetali, e anche dei minerali, di tutto. Percepire anche non solo la terra, ma anche le stelle, percepirle come qualcosa di tuo, tuo corpo. Ma lo sai come ti fa sentire in armonia? Ma che, c'è bisogno che devo andare in India e fare un po' di yoga per capire che tu, che il sole appartiene al tuo corpo, che l'albero è tuo, è corpo tuo l'albero. E allora se ne vanno in India a meditare nel tutto nulla. Chiaramente hanno percepito che la creazione è qualcosa di proprio, ma non hanno raggiunto la verità. Noi continuiamo, abbiamo tutte queste verità, li abbiamo, non li abbiamo sviluppate però, non ce ne rendiamo conto però, anche fra i cristiani. La realtà spirituale è staccata dagli altri, dalla natura, sempre un qualche cosa di isolato. Ma non è così, Dio è comunione,
è la religiosità naturale che ci fa vivere un individualismo anche spirituale. Ma non è così, perché i primi due comandamenti sono ama Dio, ama il prossimo, e questi due comandamenti, dice, il secondo comandamento è simile al primo. Com'è possibile che io amo Dio e amo te ed è la stessa cosa? Ma com'è possibile? Mica Nunzio è Dio. Eppure se io amo Nunzio con lo Spirito di Cristo è uguale. Amo Dio, amo Nunzio, simile, è simile. Com'è possibile? Lo sapete perché? Perché non c'è assolutamente separazione in Cristo. Vede tutto un'unità. Se io amo Nunzio, amo Dio. Se io amo Dio, ma lo amo come lo ama Cristo, amo Nunzio, perché non c'è questa separazione. Ama il prossimo tuo come te stesso. Non c'è questa separazione, come te stesso. Non dice, no, prima guarda se sei tu, E poi, no, amalo come te stesso, perché c'è questa unità. Perché Dio concepisce le cose come unità. E il cristiano vive il proprio cristianesimo in pienezza nella comunità. E tu puoi esprimere il tuo amore solo nella comunità cristiana, dove tu puoi amare e puoi sentirti assieme ai fratelli un unico corpo, ed è la verifica che la fede che tu hai non sta nelle nuvole, non vola come volano le farfalle, ma è piantata a terra. Nella comunità tu ti puoi sentire un grande santo, ma poi gli altri dicono, ma dai, smettila. Hai visto come non hai sopportato quella cosa che ti è accaduta? Hai visto che appena sei stato toccato hai scattato come una molla? Dai, sii più umile, smettila di sentirti San Francesco d'Assisi. Dai, scendi a terra, la comunità. Viceversa, se tu ami, la comunità cresce. Tu ami il fratello ama te, e lo accetti per ciò che è, nella sua povertà, nei suoi limiti e con le sue ferite. Qui non stiamo parlando che tu devi amare il fratello solo se il fratello è perfetto, ma chi l'ha detto mai? Il fratello va amato per ciò che è. Molti hanno delle ferite tremende e agiscono per le loro ferite, no? E sono suscettibili per certe cose, tu non lo sei, ma quella sì. E allora giudichi, ma che ci giudichi? Tu non sei suscettibile in quella cosa lì perché non hai quella ferita, lei invece ce l'ha ed è particolarmente sensibile a certe cose, tu no. Non giudicare, non condannare. Ma perché Gesù l'ha detto? Per questo motivo. Lo diceva in funzione della comunità, una comunità d'amore. Ma te l'immagini una comunità dove tu sei amato un po' come ti ama Dio, che non ti giudica, non ti condanna, che ti accetta per ciò che sei, che non hai bisogno di metterti la maschera perché tanto tu mi vuoi bene lo stesso, e io ti mostro il mio vero volto, non me la metto la maschera tutto così e poi dentro di me chissà che c'è. No, io sono sincero perché so che tu mi accetti, perché so che anche se ho dei difetti tu mi vuoi bene, anche se mi dici la verità mi vuoi bene, e se mi puoi aiutare tu mi sosterrai. Questa è la comunità cristiana, è un'unità tra gli uomini, un'unità con la creazione, e la creazione stessa è legata all'uomo. Tanto è vero che se oggi il mondo, dicono gli scienziati, attenzione, non le dicono i teologi, il mondo sta andando verso situazioni irreversibili, i ghiacci si sciolgono, l'anidride carbonica, gli accordi che stanno prendendo le nazioni, limitiamo gli scarichi perché sennò le foreste che stanno per gli interessi personali a causa del peccato, le foreste che si stanno dimezzando, e l'ossigeno dove lo prendiamo? Che è una cosa magica l'ossigeno che respiriamo? No, è tutta un'armonia, un'unità nel globo, perché così l'ha fatto Dio, un'unità è la terra. Tu non puoi fare quello che vuoi, è corpo tuo. Che il tuo corpo che ti tagli le dita? Non lo fai, perché? È perché è corpo tuo. E come puoi tu dimezzare le foreste della terra? Così, pensando così ci guadagni, come lo puoi fare? Perché sei stolto. Oggi il mondo lo governa la stoltezza. Nessuna cosa viene visto come unità, ma come individualismo,
E la nostra società è una società individualista, cioè dire completamente antibiblica, antiparola di Dio, antisapienza, anticristiana. E ne stiamo vedendo le conseguenze con i giovani, proprio con la creazione stessa che si sta ribellando al peccato dell'uomo, a questa visione che è diametralmente opposta a quella di Dio, individualista, non invece unitaria, di comunione.